Buongiorno a tutti ragazzi dal vostro Alfi 112. Quest'oggi vi farò un piccolo tutorial su come installare il file opzione V1 del team Editemo Space. Tra l'altro vi comunico anche che questo nuovo team che fornisce file opzione sarà il nostro nuovo team partner. Allora, in pratica dovete prima scaricare le quattro cartelle dove sono contenuti i campionati, i loghi dei campionati, la Liga Santander, la Premier League e la Sky Bets. Sono quattro cartelle WinRAR, troverete i link nel post e dovete estrarre tutti i file. Io ovviamente l'ho già fatto sul computer, ho estratto tutti i file, poi vedrete che tutte le cartelle contengono una sottocartella. Voi dovete copiare questa sottocartella di ogni cartella e dovete inserirla nella cartella WPS. Io già l'ho fatto. A questo punto andate a copiare questa cartella WPS e la andate ad inserire sulla vostra chiavetta USB. Aspettiamo che vengano copiati tutti i file. Ovviamente ci metterà qualche minuto per copiare tutti i file. Nel video tutorial vedrete che ci metterà poco perché la parte centrale è stata tagliata. A questo punto, una volta copiato il file, chiudete la cartella ed estraete la vostra chiavetta USB. Adesso andiamo ad inserire la chiavetta su PS4 dove installeremo il nostro file opzione. A questo punto andiamo nella sezione impostazioni, poi modifica, e importa, esporta e facciamo prima importa competizione, andiamo su OK. Selezioniamo la chiavetta USB dove contiene i file, schiacciamo il tasto quadrato, selezioniamo tutto, andiamo avanti, clicchiamo sovrascrivi file e immagine con nome uguale e clicchiamo su OK. Una volta terminato questo processo, schiacciamo su OK. E poi andiamo su importa squadre. Schiacciamo qua, chiavetta USB, selezioniamo tutto. Schiacciamo il tasto quadrato. Andiamo avanti. Facciamo applica dati giocatore squadre. E sovrascrittura fa l'immagine con nome uguale. E schiacciamo su OK. Una volta terminato anche quest'altro passaggio, avremo il nostro nuovissimo eFootball PES 2020 super licenziato. Ovviamente per ora il file opzione comprende solo la Liga Spagnola, la Lega in inglese e la seconda divisione inglese. E ovviamente tutti i loghi delle competizioni delle varie competizioni. Ecco qua. Abbiamo terminato. A questo punto andate indietro. Indietro. Terminare le modifiche, facciamo sì. Partita locale, così vi faccio vedere un po' tutto. Non ci sono aggiornamenti live per il momento perché inizieranno il 12 di settembre. Ed ecco a voi il nostro nuovissimo PES 2020
licenziato. Premier League, vediamo che c'è Aston Villa, Chelsea, Crystal Palace, Leicester. Vedere pure i kit. Andiamo sempre nella sezione modifiche per farvi vedere che è tutto aggiornato. Ovviamente ragazzi, prima di giocare vi consiglio sempre di fare l'aggiornamento live, perché altrimenti non avrete il gioco aggiornato offline. Quindi ricordatevi sempre di fare l'aggiornamento live prima di giocare. Adesso andiamo a vedere le varie competizioni. Guardate, abbiamo la Champions League, l'Europa League, tutto licenziato. Premier Belga, Danimarca, tutto licenziato. Premier League, la Sky Bet, che sarebbe la seconda divisione inglese. Sarà inserito anche il logo della Serie B. Poi andiamo a vedere le squadre. Andiamo qui sul Chelsea. Chelsea, sono stati inseriti anche tutti i nomi degli allenatori, sono stati cambiati i club rivali, sono stati inseriti. Andiamo sulle divise e far vedere che anche le divise sono state sistemate. Eccolo qua, la prima maglia, la seconda maglia, la terza maglia. Andiamo a vedere anche la Liga spagnola. Subito sul Real Madrid, completamente licenziato, allenatore aggiornato con la sua foto e divise aggiornate 1, 2 e 3. Come avete potuto vedere, abbiamo un file opzione veramente con i fiocchi. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi ricordo che nei prossimi giorni uscirà anche un secondo tutorial su come inserire, come far comparire le due squadre leggendarie con tutte le leggende che ci sono all'interno del gioco per ora. Va bene? Grazie a tutti ragazzi e alla prossima. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e su tutti i nostri social. Ciao!